un altro stato. Lui, quello che raccontiamo, colui che raccontiamo è il più giovane premier del mondo, lo stato è la Repubblica di San Marino. C'è stato Fabio Trappolini. Sì, sono il più giovane capo di stato del mondo. Matteo Ciacci, 27 anni, laureato in legge, il prossimo 1 aprile diventerà caporeggente a San Marino, il più giovane capo di Stato del mondo. Non fai di domande troppo difficili che non ti sa rispondere. Prego. Non hai fatto domande troppo difficili. Bicchierine prima, che sempre fai. Vuoi o... Sì, ecco le ricordi. Sì, sono seguito... Che vado alla festa sabato, qua. Allora ci siamo divertiti, lo scrive. Come funziona qui il sistema elettorale? È un sistema proporzionale, dove però vengono dati particolari incentivi alle coalizioni, perché l'obiettivo è quello della governabilità e di conoscere prima delle elezioni le scelte politiche delle forze e delle liste elettorali che si presentano alle elezioni. Qualora le elezioni non dovessero risolversi dopo il primo turno, c'è il voto di ballottaggio. Un turno di ballottaggio ha fatto sì che le elezioni consacrassero poi una coalizione vincente, che poi è quella che è andata al governo. Alla fine del 2016 si è votato a San Marino e subito dopo le elezioni si sapeva chi avrebbe governato. Lei è il capo di governo per soli 6 mesi, così funziona? Sì, da noi i capi di Stato, che sono due reggenti, il primo e il secondo, io sono il secondo nella tradizione, il primo rappresenta diciamo il capo di Stato di città e il secondo diciamo invece quello diciamo della campagna, se vogliamo definirlo così, restano in carica 6 mesi. La garanzia per San Marino, per far sì che il potere non venisse accentrato nelle mani di una sola persona e per troppo tempo. Ma per dare maggiore forza alla coalizione che ha vinto le elezioni c'è anche il premio di maggioranza. Sono 5 seggi in più, quindi noi ad esempio abbiamo 35 consiglieri evidentemente su 60 e questo ci consente di poter avere una maggioranza in grado di governare, altrimenti il rischio, come avveniva in precedenza, è che poi uno, i governi si facevano dopo il voto, cosa che sta avvenendo sostanzialmente in Italia. Già in Italia, ma cosa ne pensano qui delle recenti elezioni italiane? Quando avranno deciso che si saranno spartiti un pochino i poteri, sicuramente il governo si farà. Ah, questo in Italia? In Italia. E invece a San Marino? A San Marino il governo ce l'abbiamo, adesso ci teniamo quello. Andava meglio quando c'era Andreotti. Credilo. Grazie. Di Craxi. Craxi non magari. Sì. C'erano un po' nostalgici degli anni 60, 70, 80. Rubavano e venivano a mettere i soldi a San Marino, eravamo tutti contenti. No, adesso almeno non rubavano tutto, questi rubano tutto, gli altri rubavano, ma non rubavano tutto.